Emergenza coronavirus, la curva dei positivi risale in Campania e la Fondazione Gimbe conferma il peggioramento con un dato d'allarme rosso: su 100.000 abitanti si sono contati 145 positivi, con un incremento del 27,2% rispetto alla settimana scorsa. Il tasso di incidenza sale al 4,72% con 380 nuovi casi in 24 ore su 8.042 tamponi processati e l'epidemiologo dell'unità di crisi Alessandro Perrella avverte: trend preoccupante. Il rischio è un autunno con ospedali intasati e contagi a raffica. Mi rendo conto che il periodo è quello estivo, siamo tutti stanchi, vorremmo chiudere la porta e lasciarci quindi alle spalle tutto quello che ha portato anche in questo anno la pandemia, però una disattenzione di oggi è qualcosa che potremo magari in questo autunno, quindi è fondamentale avviare la campagna vaccinale per chi non si è vaccinato e completare chiaramente quello che è lo schema vaccinale per poter muoversi in sicurezza nei luoghi di vacanza e quindi anche poi avere la possibilità di non contagiarsi e portare il contagio in casa. L'infezione è chiaramente presente in quella fascia d'età che non è vaccinata, che sono caratterizzata questa fascia d'età da soggetti più giovani, però questo non vuol dire ok, via libera, tutti possiamo fare quello che vogliamo. Questo accade adesso. Rispetto all'estate scorsa abbiamo lo strumento e l'arma del vaccino, per questo è fondamentale vaccinarsi proprio per evitare che quanto accaduto l'anno scorso si ripeta.